L'interpretazione. Quante volte vi sarà capitato di magari incontrare un amico, vi viene raccontata una barzelletta e riesce a muovervi dentro, proprio riesce a farvi ridere, ridere proprio fino a piangere, magari, no? E nelle barzellette proprio si osserva con forza il fatto che l'interpretazione è importante. Magari il nostro amico ci sta dicendo delle cose che se noi le interpretassimo letteralmente saremmo proprio fuori strada, se non fosse il fatto che in realtà conosciamo il contesto, no? Sappiamo cosa realmente certe parole vogliono dire, allora diciamo va bene, no? Anzi, proprio il fatto che le parole non siano usate nel senso letterale del termine è uno dei tanti espedienti che proprio può muovere, no? Interiormente l'uomo. E poi l'uomo cosa fa? Interpreta. E questa è l'arte dell'interpretare, è una delle arti che di fatto l'uomo maggiormente usa durante tutta la propria giornata, no? Se vediamo qualche cosa, se vediamo per esempio una persona che ci dice qualcosa, il fatto che ce la dico in un certo modo, che i lineamenti stessi del volto, no, dicano qualcosa, ci portano a interpretare quel qualcosa in una certa direzione. Può essere, per esempio, una persona stia mentendo, ci dica qualcosa, ma poi dal comportamento, dal volto, da tutto il contesto, diciamo, vabbè, non è la realtà. Non è la verità, sta mentendo. Possiamo anche comprendere quando qualcuno ci sta facendo uno scherzo, no? Proprio grazie all'interpretazione. Ed è importante perché l'interpretazione può aprire orizzonti di significato, di senso che sono importanti. Chiaramente si può rischiare anche di andare fuori strada. E tutto questo lo dico. Anche alla luce di una parola particolare che è stata letta oggi, che se uno leggesse limitandosi a una riga, capirebbe il contrario del significato della parola stessa. Praticamente c'è una parte del Vangelo di oggi in cui si dice, si parla di Gesù, che dice: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedono, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertono. Cioè, uno dice: ma è possibile che Gesù, che viene sulla terra, guarisce le persone, dà ottimi consigli, indica la via per vivere nel migliore dei modi, muore in croce, risorge, e poi alla fine dice: io parlo in parabole perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non comprendano e soprattutto non si convertano. È paradossale, non può essere. E infatti non è così. Solo che se uno si limitasse strettamente a questo, a una riga, capirebbe questo. O rischierebbe di comprendere questo, se non fosse che esiste il contesto. E vediamo come, quindi, in realtà una frase che sembra significare qualcosa, in realtà significa tutt'altro, no? Sappiamo che Dio, no, opera a fin di bene. In realtà questa frase, tra le tante cose, per esempio, fa riferimento ad una parte della Bibbia in cui Dio, insomma, illumina l'uomo riguardo al fatto che spesso quello che accade è che ci siano delle persone che induriscono il proprio cuore, lasciano che il proprio cuore si indurisca, no? E di fatto, anche se vedono, non vedono, anche se ascoltano, non ascoltano. Ecco, il punto è proprio questo. Il punto è che alle volte non si vuole vedere, non si vuole ascoltare. E se anche noi avessimo la verità davanti, bella, spiegata in maniera plateale, in realtà non la comprenderemmo.
non la comprenderemmo perché se dovessimo essere chiusi di cuore sotto questo grande sé, a quel punto rischieremmo anche di comprendere l'opposto, se dovessimo essere chiusi di cuore. E allora che fa Dio? Anziché dare qualcosa di bello, bello, bello a chi lo getta via, preferisce fare qualcosa di diverso, dovendo quindi in questo caso Gesù dover parlare a tanti, no? Alcuni dei quali di fatto sono chiusi di cuore. Usa l'espediente della parabola. Quindi coloro che sono pronti a ricevere una parola, la riceveranno, la potranno comprendere. Altri no. E in questo modo si evita che qualcosa di buono sia poi gettato alle ortiche. È brutto da dirsi, però insomma è un modo di preservare qualcosa di prezioso. Pensate cosa vorrebbe dire per una persona chiusa di cuore, dura di cuore, ricevere un insegnamento ottimo. E poi fregarsene. Sarebbe un grandissimo peccato. Sarebbe oggettivamente un grande peccato. Non solo questo, non solo questo. Si rischia che quella persona, per esempio, possa farsi gioco di qualcosa di buono, proprio perché non la fa sua. Possa deriderla. Quante volte persone che hanno delle ottime condotte in pubblico vengono derise, proprio in ragione della loro condotta. Da persone che vedono quella condotta, la comprendono, ma per la durezza del loro cuore in realtà la comprendono nel modo sbagliato. No? Poi è chiaro, attenzione, uno potrebbe anche ascoltare la parabola e non comprenderla perché non ha a quel momento le doti per poterla comprendere, ma questo è un altro caso. Immaginate per esempio un bambino che ascolta una parabola e non comprenda fino in fondo tutto il significato perché ancora ha bisogno di sviluppare alcune capacità interpretative tipiche degli adulti. Ma certamente non è che Dio non vuole che il bambino non capisca, semplicemente il bambino ha bisogno di crescere e sviluppare alcune capacità. Così come ci sono tante altre ragioni per le quali il Signore parla in parabole. Una di queste è per esempio il fatto che la parabola, se poi opportunamente interpretata, ha la capacità di muovere particolarmente il cuore e l'intelligenza dell'uomo. Perché la parabola, nella sua anche semplicità, tante volte è molto semplice, è capace proprio di passare in maniera immediata, di arrivare con una grande immediatezza. Quindi queste e tante altre motivazioni portano Gesù in realtà a parlare in parabole. In questo caso particolare, la parabola è un modo per velare, per mascherare. Attenzione, se voi non doveste comprendere una parabola o qualcosa che in qualche modo proviene da Dio, non significa che non la comprendete perché state peccando. Magari non è il momento di comprenderla, magari la comprenderete più avanti. Ripeto, ci possono essere mille e mille ragioni. Tenete conto che, per esempio, la parola di Dio può essere, per esempio, presentata in un modo particolarmente celato e nascosto. Pensate al libro dell'Apocalisse. Nel libro dell'Apocalisse non è che Gesù, non è che Dio non vuole dire certe cose. Le vuole dire come? Tant'è vero che, tra l'altro, il libro dell'Apocalisse significa libro del disvelamento. Solo che egli parla a chi è chiamato a intendere. Quindi certi segni sono dati affinché qualcuno al momento opportuno, al luogo opportuno, nel contesto opportuno, possa comprendere, illuminato da Dio. Il libro dell'Apocalisse è tra i libri più interpretati, ma è anche purtroppo tra i libri più male interpretati.
e in tanti casi anche ben interpretati, diciamo pure. Ed è spesso anche male interpretato proprio perché l'uomo si affanna dietro segni che possono significare tante, tante, tante cose diverse. E quindi Dio, che può davvero, illuminando l'uomo, ecco, dare il corretto significato delle cose. E a questo punto mi viene in mente un'applicazione particolare di tutto questo, perché poi è utile, secondo me, cercare di trasformare, no? Quanto noi impariamo dal Vangelo, dalla parola di Dio, in vita. Ecco, proprio calare nella nostra vita tutto questo. E credo che una delle applicazioni più interessanti sia l'interpretazione della realtà, cercando di far venir meno il velo che sta dietro le cose. Può essere che noi camminiamo per strada, entriamo in un negozio, parliamo con qualcuno, siamo a letto, siamo in piedi, insomma, stiamo facendo qualcosa. Osserviamo qualcosa, ascoltiamo qualcosa, ma può essere che magari non comprendiamo fino in fondo ciò che ci viene detto. La realtà è una realtà ricca di significato. È una realtà che è densa di informazione. Si tratta di incominciare a rimuovere il velo che nasconde la realtà dietro la realtà. Si tratta di incominciare a cogliere i segni presenti nella realtà. Per esempio, osservando i comportamenti, non so, di alcune persone, noi potremmo comprendere tutta una serie di dinamiche. Cogliere la presenza di bene e di male, no? E alla luce di questo correggere eventualmente, se del caso, i nostri comportamenti o continuare a maggior ragione a portarla avanti in un certo modo. Cioè, la realtà ci parla. L'osservazione della realtà è importante. Cioè, non si tratta di lasciarla scivolare via, ma di leggerla. E domandarsi, ma cosa ci vuole dire Dio attraverso la realtà? Quanto amore mette Dio proprio in questo universo? Tantissimo. Cosa ci vuole dire? In questo universo è presente anche tanto male a causa di certi comportamenti dell'uomo. Ecco, cosa mi sta suggerendo Dio riguardo, ecco, la possibilità di combattere questo male, la possibilità di fare il contrario di ciò che mi suggerirebbe, no? Cosa mi vuole suggerire Dio riguardo alla possibilità di vincere questo male, no? Tra l'altro, uno può, per esempio, provare a leggere la realtà e cogliere dei segni che Dio pone in essa. Può, per esempio, andare a scoprire la propria vocazione naturale, cioè verso cosa siamo chiamati. Dove per vocazione non intendo solamente strettamente una vocazione religiosa, perché uno può essere chiamato a fare tante tante belle cose che non sono necessariamente parte di una vocazione di tipo religioso. C'è la vocazione a fare una certa attività di un certo tipo, essere padre, madre, ad essere amico, essere la persona che si prenderà cura di un'altra. È quindi proprio utile trattare la realtà come una grande parabola. E il Signore dà la possibilità di interpretarla. Come anche no. Si tratta di permettere al nostro cuore di non essere duro.
rispetta l'ascolto della parola. Si tratta di proprio lasciare che questa sia detta e possa proprio toccare il nostro cuore. E quindi l'invito col quale chiudo questo video è quello di leggere la realtà. Leggere la realtà e provare a rinnovare quotidianamente la nostra vita. Detto questo, buona giornata a tutti.